Cazzo! Buongiorno e buonasera dal vostro azzurrito, ragazze e ragazzi. Questa volta iniziamo da voi, giovincelle. E riprendiamo alla grande questa meravigliosa avventura con Matt, che deve salvare la sua Giulietta. Aspetta, Emily, sto arrivando! Anche se si rompi palle! Matt, devi fare qualcosa e devi farlo ora! Che cosa stai aspettando? Sto pensando! Lasciami pensare! Non pensare, idiota! Tirami via da qui! Ah, questo è il comportamento nei miei riguardi? Qual è il tuo problema, Emily? Mi dici che cosa cazzo vuoi? Io... Cosa? Perché ti comporti sempre da stronza? Scusami, non volevo, davvero! Questo è il, diciamo, il momento più idoneo per sfogarsi e per mettere finalmente una chiarezza nella coppia. Bisogna rischiare la vita per fare la pace. Allora, vediamo un pochettino, facciamo un po' i preoccupati, va, perché mi dispiace per la povera Emily. Cercherò di raggiungerti e di tirarti su. Ora, se non ti dispiace, puoi portarmi via da questa maledetta torre. Ti prego, Matt, fai qualcosa! Mamma, com'è esaurita! Salva Emily! Sto arrivando! Qui! Porca miseria! Oh, cazzo! Matt! Non voglio cadere! Salva Emily, salta sicuro. Mi dispiace, Emily! Io preferisco rimanere con un burro caco integro! Emily! Dite che è morta? Vabbè, Matt, che sarà mai? Ti troverai un'altra patatina asiatica nel ristorante cinese sotto casa? Non è così difficile. Sono stronza, vero? Ah, è iniziato un filmato? Ah, stava caricando. Abbiamo ripreso il controllo di Chris ed Ashley. Neanch'io l'ho vista. Cavolo, com'è sporco. Sangue! È successo davvero? Ma che cosa sta succedendo qui? Ma che cacchio sta succedendo? Mamma, mi ha fatto vedere un colpo. Chris, volevo solo dirti quello che è successo nel capanno. So quanto è stato difficile. Josh era tuo amico. Ashley, basta. No, voglio dirti grazie. Grazie per avermi salvata. Perché ti amo. Ashley, cosa potevo fare? Non potevo lasciare che ti accadesse qualcosa. Non potevo. Ashley, stai bene? Sì, solo che... Sai, tu e Josh eravate amici, Chris. Troviamo Sam e basta, ecco, ecco cosa sì, fai. Ma voglio dire... Ashley, ora basta, io non voglio pensare a quello che è successo. Chris! Adesso cerchiamo Sam. Ashley, ma lo vuoi capire che la patata viene prima di tutto? E dopo viene il pisellino amicone? Cavolo, devo dire tutto quanto io ogni volta. Guarda qua. È il vaso. Chris, cos'è successo qui? Beh, non sono un esperto, ma direi... che è stato lanciato. Ma va, non l'avrei mai detto, Chris. Sei uno che legge i romanzi di Sherlock Holmes, per caso? Si vede. Quanti bei poster. Mamma, com'è trema. Ma che... Come ha fatto a chiudersi da solo a sta porta? Sarà il vento? Lo spero. Non mi piace affatto. Ma mi sta percolando questo psicopatico. Oh! È davvero inquietante. Ma allora è ancora qua presente che ci chiude la porta davanti? E mo ce l'ha aperta pure! Sto maledetto! Esci, ma a proposito, ma vedo che cammini con nonchalance, con tutto sto sangue addosso! Ma molto di moda, vero? Ah, ma raga, a me mi farebbe schifo. Che poi si solidifica. Aspetta! Ma
chi è quella ragazza? Visto cosa? Quello, Chris, quello! Cosa sarebbe quello? Sembrava una figura trasparente, come un fantasma. Sì, ciao. Che mo ci stanno pure i fantasmi su Until Dawn. In effetti sentivo la mancanza. Questa cosa non conta niente per te. C'è l'inferno qui stanotte, ok? La tua mente è a pezzi. La mia mente è a pezzi. Non mi fido neanche di quello che vedo io. Insistiamo. No, ti sbagli. L'ho visto. E ne sono certa, Chris. Va bene, forse... Sì, forse hai visto qualcosa. Cerchiamo di calmarci. Secondo te stiamo impazzendo? Sam può essere soltanto qui, Ash. Se solo andassimo a chiamare gli altri e... Se Sam fosse nei guai, se ne servisse aiuto. Oddio. Andiamo. Aspettate un attimo. Questa porta si è aperta da sola e ci andate. Non vi viene in mente che magari è una trappolina, no? Vabbè. Andiamo in cantina. Ma che è un carillon? Sento una musichetta. Non mi piace. Si jump scare del cacchio. Fatemi vedere il bel culetto di Ashley. Almeno una cosa bella. Mi nutro gli occhi. Ma scherziamo? Cosa diavolo sta succedendo? Chris, ma deve essere tu l'uomo della relazione, no lei? L'hai urtato tu, vero? L'hai urtato tu? Non credo, voglio dire, non lo so. Cioè, ci mettiamo paura dei My Little Pony? È orribile. Porte che sbattono, candele che si accendono da sole. E quello spettro, o qualsiasi cosa fosse. Secondo me non vuoi vedere cosa sta accadendo davvero qui. Come fai a non aver visto quella figura trasparente che è passata accanto a noi? Potrebbero essere allucinazioni. Io non mi immagino le cose. Beh, ho visto cose anch'io. Ho visto cosa è successo a Josh nel capanno. L'abbiamo vista anche noi. Oh, Chris... Lo so. Sai cosa mi preoccupa? Mi preoccupa Sam. Se c'è davvero un pazzo qui, potrebbe essere morta anche lei. Non dirlo nemmeno, ti prego, Chris. Questa è la cosa che abbiamo fatto cadere, vi ricordate? Ah, però vedo che lo psicopatico ha messo tutto a posto. Non c'è la maniglia. Piccolo cieco. Forse è meglio così. Comunque la grafica è proprio eccezionale. Aspetta, Chris, il fantasma! Eh? Eccolo lì! Visto? No. Perché giocavi col cellulare, stupido? Stavi twittando... Ma che ci dà la cazzo? Twittando, Twitter! Non c'è alcun fantasma. E di chi poi? Sei solo sconvolta per quello che è successo a Josh. Sei tu che non eri attento, l'ho visto. Ho visto un fantasma e sembrava Anna. Anna! Cazzo, Ash, pensi che ci abbiano seguito dopo la seduta spiritica? Non lo so, forse... Non è così, perché... Ci mancavano queste due pazze. Non esistono, okay? Ok? Chi parlava alla seduta spiritica allora, Chris? Non lo so. Chi ha urlato? Cos'è stato? Ha ricevuto una crisi di nervi? E magari il fantasma, Chris? E naturalmente invece di fare dietro front, ci dirigiamo verso la morte. Una chiave. Ma com'è a forma di cuore? Ma questa è la chiave di castità, ragazzi! Per la cintura! Ah, ecco qui. Magari è quella di Anna Montana? Oddio! Là! Guarda là, Chris! Non dirmi che cazzo, non l'hai visto! Quello. Lo vedi? Quello. Lo vedi? Io non so. Ma come fa a non vederla? È una follia. Chris, ci sta mostrando la via. O l'ha vista? A quanto pare, sì, aspetta. Fammi un attimo avanzare per di qua. Sì, la porta è chiusa. Siamo costretti per forza a seguire il fantasmino. Oh, spero che non sia una trappola. È incredibile. È come se il fantasma volesse che lo vedessi.
La casa delle bambole. Guarda, guarda, Chris. Si vede dalle finestre. Si vede cosa? Mini mobili? No, è come una scena con bambole e tutto. Sì. Ah, la riproduzione dello scherzo fatto a lei. Vedi, questa chiavetta. Che ti dicevo, il fantasma vuole aiutarci. Aiutarci, Ashley? Io non credo, perché com'ha... com'ha ben disposto queste bamboline, la vedo un po' più... vendicatrice, sai com'è. Infatti, poi sono tutte nude. Wow, cosa sta succedendo qui? Oddio, è come... Non è come niente, siamo noi. Nascosti ad aspettare Anna, l'anno scorso. Ma è così preciso, io ero seduta lì e là è dove stava Matt. Questo è opera di qualcuno che era lì. O di qualcuno o qualcosa che ci osservava. Forse è un avvertimento, forse qualcuno l'ha messo qui per confonderci. No, deve essere il fantasma, vuole dirci che il pazzo ha ucciso Anna e Beth. Credo che sia questo bastardo, sta cercando di farci uscire di testa. Perché avrebbe dovuto fare questo, Chris? Sta cercando di dirci che verrà a prenderci tutti quanti. Perfetto! Ha fatto prendere un colpo. Un diario? È il diario di Anna. Oh, magari adesso leggeremo qualcosa di interessante. La mamma è d'accordo. Ho spedito gli inviti. La festa si farà. Odio dover aspettare. Per ora Ash, Matt e Sam hanno detto di sì. Ancora nulla da Mike. Questa stronzetta che si vuole fare un ragazzo già impegnato. Fa tanto la santarellina e poi... una birbantella. Oddio, Mike ha detto di sì. Ha chiamato Josh oggi pomeriggio. Oh yeah! Stare tutti insieme qui in montagna sarà fantastico. Farò poi fare il bagno. E, oh mio Dio, Mike, sono così ansiosa di stare con lui. Non posso leggere. È troppo triste, Chris. Cavolo, ma Stan era proprio ossessionata. Ma come? Interrompiamo su più bello. Sei stato? Veniva da là. Oddio, che cacchio era? Prima le signore. Anche se c'è il rischio di perdere la vita. Oh, bello questa stanzetta. Oh, va! Porca miseria, ma che cacchio era? Oh, Chris! Quella era Anna. Mamma, quanto è brutta. Però tu... La preferivo quando era viva. Ho visto qualcosa. Qualcosa? Mamma, mi sto a morire di infarto e questo è tutto calmo. Perché ci sta qui? Ehi, guarda qui. Non sembra vecchio come tutto il resto. Un catalogo di lampadine industriali. Che cosa? E che può servire? Oh, un paio di forbici. Guarda, una lampadina è cerchiata. È parecchio potente. Magari è stato fatto un acquisto di quel tipo di lampadina? Questo potrebbe tornarci utile. Come arma, perfetto. Avanziamo, va? Ah, c'è qualcos'altro? Oddio. Quel tocco sinistro. Che schifo! Accidenti. Oh. Vi giuro, ho un odio... profondo per gli scarafaggi che non avete idea. Sono insetti così schifosi, così viscidi che sono quelli che odio di più. E credo anche voi ragazze. Perfetto. Per poco non crollava tutta la casa sopra la nostra capoccia. Si va in un'altra stanza. Ed è enorme. Chris, non so se voglio andare avanti. Ashley, che ti devo dire? Chris purtroppo è un coglione. E seguiamolo. Ci troviamo adesso. Mi prendete? Oddio, ma qui non stava Sam? Che questo era qui. Questo è un intero altro hotel. Non avevo idea che fosse qui. Un hotel.
Aspetta, lì si era rifugiata Sam, vi ricordate? Però non c'è. Ovviamente mica se n'è stata lì ferma ad aspettarci. Si sarà spostata, ma chissà dove. Io credo di non farcela più. Sì, anch'io. Ormai sono al limite. Io volevo solo dimenticare i fatti dell'anno scorso. A dire il vero, non so Anna che volesse fare. Sì, beh, sai com'è quando hai una bella cotta per qualcuno. Bene, così in pratica mi stai dicendo che abbiamo messo una nostra amica fragile in una situazione terribile che l'ha portata a scappare e sparire nel nulla. Facciamo la persona comprensiva. Se fossi stato tu, non credi che saresti scappato? A chi piace essere preso in giro? La gente non mi prende in giro. Direttamente? Eh? Chris, l'abbiamo ridicolizzata davanti a tutti i suoi amici e al ragazzo che le piaceva. Non riesco a immaginare niente di peggio. Spero che Anna ci perdonerà dopo aver detto questo. Altro jumpscare? No. Meno male. Che era questo vociare? C'è qualcosa qua a terra. Ehi. Ma questi giornali falsi. Ma chi stamperebbe dei giornali finti? Già, davvero. Una bella domanda. No, aspettate, ma non riesco a... Aspettate un attimo. Un pacchetto di vecchi giornali con una storia su Blackwood Pines. Ma la data della spedizione suggerisce che sono stati stampati di recente. Che tutta la storiella sia stata inventata da questo pazzo e volutamente ha fatto in modo che noi trovassimo il giornale? È come se tutto fosse premeditato dall'inizio. Sai cosa? No. Ash. Ne ho abbastanza. Non voglio addentrarmi ancora in questo maledetto incubo. Ashley, ti capisco, ok? Anch'io sono spaventato, ma se Sam è laggiù sola con un pazzo, come possiamo andarcene? È come se la uccidessimo noi. Dai, Ashley, tira fuori le ovaie. Maledizione. Ashley, andiamo. Perché hai sempre ragione? Non ho sempre ragione. Beh, quando hai ragione, hai ragione. Non importa, voglio solo andarmene. No, dobbiamo trovare Sam. Forza. Chris, ho una sensazione davvero strana. Cosa intendi? Continuo a pensare che quei finti giornali siano in qualche modo collegati al tizio che ha ucciso Josh. Cioè? Come? Come se fosse una messa in scena? Sì. Esattamente! Tutto avesse quasi senso, ma sento che ci sfugge qualcosa. Non vedo l'ora di scoprire la sua vera identità. Oh. Delle batterie? Timer TV e luci. Aspettate un attimo. Batterie, interruttori e timer collegati fra loro. Pare che servano a controllare i dispositivi elettronici a distanza. Ecco come faceva a fare l'effetto del sovrannaturale. Maledetto stronzo, l'abbiamo scoperto. Quindi sei un semplice essere umano. E io che mi aspettavo fantasmi, demoni. L'ho troppo sopravvalutato questo videogioco. Sono dei manichini? A buon gusto, eh? Siamo nella camera di tortura? A quanto pare sì. Siamo in trappola. Non lavo da un bel po' la sega circolare! Che bellezza! Oh, cazzo! Credi che questa roba sia sua?
Ma va, Ashley? Se non avessero passatempi bizzarri, direi sì, forse. Di certo non è del macellaio sotto casa. Che schifo. Oh no, non è possibile. Ora vomito. Questo non è da mangiare. Perché diavolo è qui? Sembra di essere in un film grindhouse. Oh, levatemi sto maiale davanti, per favore. È stata sventrata di recente. È proprio un pazzo psicopatico. Non voglio ritrovarmi io lì appeso, per favore. Sono ancora troppo giovane per morire. Oddio, delle foto. Siamo noi. Oh mamma. Vedo che Josh ha delle croci bianche. Questo fa capire che lui al momento è l'unico morto. Quindi gli altri sono ancora in vita, per fortuna. Cos'è questo? È come... elenco di bersagli. Esatto, Chris. Un elenco di bersagli. Mi hai tolto le parole da bocca. Dove cavolo sta andando? Ovviamente noi lo seguiamo. Vicolo cieco? Sangue. Forse è di Sam. Vediamo se... No, ma non è possibile. Fatto, ma questa cosa è pesante. Stai attento. Devi passare, Ash, non riesco. Presto! Chris! Ma cosa... Credo di aver visto Sam là. Ash, sei sicura? Non lo so, però dobbiamo controllare. Ashley, non è Sam. È passato di qua, ok? Per cui andiamo, ora. No, voglio indagare sul movimento. Ti raggiungo. Sam! Ash! Chris! Avete visto quando sono stronzo? Ashley, ti ho portato a morte certa? Spero di no. Buonasera! Come va la vita? Oh mamma. Alla fin fine non abbiamo dovuto usare le forbici, meno male. Andiamocene va. Qualcosa mi dice che apparirà adesso. Merda. No? Ah! Oh! Chris! Ehi, calma. Porca miseria, mi ha fatto prendere un colpo. Non era mia intenzione. Oh, scusami tanto. Ehi, mi spiace, ok? Ora calmati. Ora abbiamo problemi più gravi. Che intendi? Lo psicopatico Chris l'ho appena visto. Cosa? Dove? Dove è andato? Non lo so, ma dobbiamo fare piano. Deve essere ancora qui, nei paraggi. Fantastico. Per favore, no! Sam! Oh no! È la voce di Sam. Oh Chris, oh no! Ma non credo sia lei, Sam? Ragazzi, scusatemi un attimo. Cerchiamo di ragionare con il cervello, sempre se c'è ancora. Come potete pensare che Sam sia senza capelli? Mannaggia a voi! Boh, devono girare la sede e farmi spaventare. Che te pareva? Sam! Cazzo! Non capisco. È un manichino. Sì, lo vedo, sì. Perché è vestito come Sam? È una bella domanda. Dire un manichino come Sam? Chris, non lo so e me la sto facendo sotto. Dove cazzo è Sam? Tutto questo è folle. È folle. Eccolo lì! Alla fine è apparso il bastardo. No, indietro! Sta lontano da me. Esci, prendi le forbici! Ah, fa male, bastardo! No! Mica puoi far male solo tu! Cosa? Vivi in vara! Pugno in faccia! Che stronzo! La testa, cazzo!
Oh, cazzo. Oh, merda. Ash? Dove siamo finiti? Ah, cazzo, Ash, cosa ti ha fatto? Mi ha colpito. Cazzo di faccia. Avrà fatto male? Dove siamo? No, Chris. Il tizio che ha ucciso Josh. Oddio, no. Oddio. Bastardo assassino. Chris. Sei un mostro. Cosa? Moriremo, Chris. Io non sono pronta a morire. Nessuno. A che lo dici? Vorrei poterti dire che... Mi ami? Giusto. Ma dillo. Dirmi cosa? È troppo tardi. Chris, a che serve? Smettila, dimmelo. Abbiamo continuato a girarci intorno. E ora, guarda, abbiamo sprecato Ash, tutto. Niente è andato sprecato. Cosa vuoi dire? Ogni secondo che ho passato al tuo fianco ha reso la mia vita degna di essere vissuta. Adesso ci pensano a dichiararsi. Mi spiace. Avrei dovuto dirtelo prima. Che ti amo, Ashley. Ashley, giuro, quando torneremo a casa. Sempre se tornerete a casa. Ashley, ti salverò, non ti lascerò morire. Salute a voi, mie piccole cavie speciali. Che pezzo di merda. Non aver paura. Oh, invece dovresti, Ash. Perché ecco il colpo di scena. Chris ha già dovuto fare una scelta fatale oggi. E ora dovrà farne un'altra. No! Puoi prendere l'arma davanti a te e sparare ad Ashley. Oppure puoi sparare a te stesso. Quello che rimane resta in vita. La scelta è tutta tua. Purtroppo non si può distruggere il macchinario. No, non possono farmi questo. Oh mio Dio, no! No, Chris! Chris! Basta! No, Chris! No! Oh mamma, devo fare una scelta. Oh mio Dio! Io la amo! Io la amo, non posso ammazzarla! Così penserebbe Chris. Vabbè ragazzi, è stato bello conoscervi. Lo Zoo ha deciso di farla finita per amore. Tanto già lo so che verrà come Titanic, che ti sacrifichi per la tua amata. Alla fine lei si tromperà un altro. Addio ragazzi e ragazze, è stato bello. Dite che avrà fatto male? Ti sei spinto troppo oltre. Ah, eccolo qua, il nostro strizzo cervello. Che cosa? Non capisci che questa orgia di torture? Orgia di torture? Ci stanno dando la pazza gioia questi cadaveri. Che cosa ti dà il diritto di giocare con le vite di queste persone? Cosa What the fuck? Così speciale, eh? Ma che cazzo sta succedendo? Stanno gli schermi qui. Videocamere. Sei malato. Ma vano l'avrebbe detto. Ci voleva una laurea in psicologia per capirla. Che cosa diavolo hai fatto? Eh? Che cazzo hai fatto? Psicopatico. Ma credo che l'hai fatto incazzare ancora di più. Forse era meglio che se ne stava zitta. Vabbè ragazzi e ragazzi, direi a questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo vedremo cosa è accaduto al povero Chris e alla povera Ashley. Morire per amore non è mai un optional, è sempre un obbligo. Infatti basta vedere molte coppie oggi che divorziano o si lasciano subito senza far durare neanche più di un anno la relazione. Ma sono dettagli, lo so che sono un uomo d'altri tempi, sono all'antica. Per me l'amore è eterno. Salvo imprevisti stronzi. Se volete commentate, in base a tutto quello che avete visto, al fantasma della sorella Hannah Montana, dite che veramente c'è un fantasma? O magari è stata soltanto una semplice visione? Io non vedo l'ora di scoprire chi cacchio è lo psicopatico, la sua vera identità. Detto questo vi saluto e grazie come sempre per tutto il vostro supporto. Bye bye!